Finora non ci sono stati casi di bambini positivi al coronavirus a Sciacca, ma il rischio esiste e occorre stare molto attenti. Le famiglie rimangano isolate nelle proprie abitazioni, evitando qualsiasi altro incontro, perché solo così si riuscirà a evitare il diffondersi dell'epidemia in città. E questo è l'accorato appello che lancia il pediatra Enzo Montalbano, che al nostro telegiornale evidenzia come pediatri saccensi stanno fronteggiando la situazione. I pediatri in questo momento, i nostri ambulatori sono regolarmente aperti e facciamo la consulenza telefonica, perché da parte dell'ASPE la raccomandazione è che l'accesso ai nostri ambulatori avvenga tramite il telefono. In genere in questi giorni non abbiamo visitato molti bambini e non abbiamo visto molti genitori. Cerchiamo di fare al massimo la consulenza telefonica e di riuscire a tranquillizzare le famiglie su questa epidemia di malattia, che è una malattia prettamente respiratoria. I pediatri danno un triage anche telefonico al di fuori dell'orario d'ambulatorio. Abbiamo deciso come gruppo di Sciacca di dare anche la consulenza il sabato e la domenica per non lasciare da sole le famiglie che in questo momento sono molto preoccupate. Molto preoccupate, ma devono anche stare molto attente perché i bambini, seppur abbiamo visto in questi giorni che non hanno particolari complicanze, anche quando risultano positivi, comunque sono dei veicoli di contagio per le stesse famiglie. Esatto, c'è da dire che in questo momento bisogna anche dire in maniera chiara che per combattere la malattia noi dobbiamo conoscerla. E allora, siccome il coronavirus è un virus respiratorio che dà un raffreddore, allora è necessario che tutti ci rendiamo conto che chiunque di noi in questo momento ha un raffreddore, fino a prova contraria potrebbe avere un'infezione da coronavirus, che nell'80% della popolazione ha un esito benigno, non dà complicanze. Le complicanze della malattia ce l'hanno le persone che hanno un'età superiore a 60 anni e ancora di più le persone fragili e tutti coloro che hanno un'età superiore agli 80 anni. Nei bambini la malattia è molto lieve, quasi in apparente, per cui la raccomandazione che noi facciamo, se un nucleo familiare ha all'interno di se stesso un bambino con il raffreddore, deve mettere in atto tutta una serie di strategie come se qui, fino a prova contraria, quel bambino non avesse il virus. Per cui deve cercare di farlo venire a contatto con i nonni, di limitare l'eliminazione di quelle famose particelle e goccioline che vengono eliminate con la saliva e casomai, se fosse possibile, anche nell'ambito familiare, usare le mascherine, perché la mascherina serve a ridurre la diffusione del virus. Comunque la cosa che mi sento di dire alle nostre mamme è di stare tranquilli ma molto allarmate nel controllo delle malattie respiratorie. Dottore Montalbano, a livello psicologico invece che supporto si può dare a questi bambini? Che percezione hanno della situazione che si sono trovati a vivere, chiusi nelle loro case, limitati nelle attività che normalmente svolgono? Questa è una situazione completamente nuova. Noi siamo passati da una socializzazione al massimo, questi bambini stavano sempre in giro nelle scuole, adesso da 10 giorni li stiamo costringendo a stare all'interno delle famiglie, per cui tutta la famiglia, papà e mamma, perché io è da 10 giorni che dico che i nuclei familiari non si debbono incontrare fra di loro, i nuclei familiari isolati debbono rimanere isolati. So di gente che hanno organizzato feste di condominio, so di gente che hanno nei primi giorni organizzato la scampagnata in campagna. Questo non deve più succedere, perché fino a prova contraria il virus si manifesta o nell'asintomatico che può essere contagiante o nel quello che ha raffreddato che può eliminare le particelle. Per cui l'isolamento deve essere massimo. Dopo questa premessa voglio dire che bisogna dedicarsi molto ai bambini, farli leggere delle favole ai bambini molto piccoli, tranquillizzarli, giocarci, togliergli gli smartphone e non lasciarli davanti gli schermi, e cercare di coinvolgere nelle attività domestiche, fare delle attività ad esempio in cucina, cioè cercare al massimo di coinvolgere i bambini. Sicuramente se i genitori si mostreranno sereni, i bambini non verranno influenzati psicologicamente negativi da questa nostra esperienza. Le chiedo in ultimo, dottore, c'è un certo allarme anche da parte dei pediatri per la possibile situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime settimane anche nelle nostre zone? Personalmente sono molto preoccupato. Io penso che, vista la situazione
dei casi positivi che noi abbiamo avuto 15 giorni fa e che speriamo per fortuna non aumentino, il virus gira a sciacca e gira abbastanza velocemente. Per cui dobbiamo fare di tutto perché le persone non si incontrino tra di loro, non vadano in giro e i nuclei familiari, ripeto, rimangono isolati e non si incontrino tra di loro perché il virus, se riusciamo a avere una diluizione nel tempo del contagio, le nostre strutture sanitarie riusciranno. E i giorni sono pochi, io penso che siano una settimana, 10 giorni.